Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Oggi vi presento in questa seconda puntata come ricostruire quelle che sono le parti molto più grosse, quelle più danneggiate e che non si possono risolvere con lo strumento che vi ho fatto vedere in precedenza, quelle che trovate in modifica riempi. Se non l'avete visto come funziona, andate a vedere la prima parte di questo video. Quindi adesso procediamo su come poter risolvere questo problema. Allora, visto che qui stiamo parlando di una zona da ricostruire molto comune, diciamo che la vediamo che si ripete anche in altre zone, utilizzeremo una tecnica più che uno strumento. Praticamente andremo a copiare un livello, una parte della foto, voglio dire, renderla livello e utilizzarla sulla parte mancante. Allora, la prima cosa da fare è selezionare la zona che ci interessa, quindi la dimensione in questo caso è così. Poi ci spostiamo qui, poi ci prendiamo anche lì, qua, così. Ok, poi facciamo CTRL e V, CTRL C, voglio dire, la copiamo. CTRL V, incolliamo, ecco qua il livello. Adesso ci spostiamo dove la copiare e ci mettiamo in prossimità, ecco qua, della riga. Con l'aiuto del strumento gomma andiamo a eliminare qua. Ripetiamo di nuovo con B, no, CTRL Z, selezioniamo il livello che abbiamo copiato, ecco. Ci mettiamo qui, se lo mettiamo sotto in questo qua, mettiamo sotto anche quest'altro con lo strumento gomma. Andiamo a cancellare. Su restauro andremo a cancellare questo, la parte bianca. Anzi, per fare prima possiamo fare anche così, strumento gomma magica, e eliminiamo direttamente tutto il bianco. Ok, poi di nuovo gomma, mettiamoci un'opacità diciamo al 60% e andiamo a cancellare questi. Ecco, ripetiamo la stessa operazione delle mattonelle di qua, quindi gomma magica, ecco qua, togliamo questo. Poi visti che qua, allora facciamo quindi così, copio, incolla e ce lo spostiamo mettendo sotto. Linea bianca antipatica, quindi usiamo un pennello più piccolo, andiamo su i 10, ok.
quasi non si nota. Stiamo facendo proprio i miracoli. Quindi, allora prendiamo di nuovo la misura, ok? Poi ci spostiamo e andiamo di qui, un po' più sopra, incolla, ci spostiamo. Ah, questo mi sa che non si può più. Perfetto. Lo copriamo tutto. Ecco qui. Diciamo che le mattonelle sono state aggiustate. Quindi, livello, unisci quelle visibili, così ci togliamo da mezzo. Ok, questa parte qui che mi piace un po' meno, comunque. Può anche andare. Andiamo qua, ci dovrebbe essere una riga qui. Vabbè, chi ha posato il pavimento non conosceva il lavoro, niente. Era un pavimento brutto. Ok, adesso facciamo la stessa cosa con questa zona. Quindi qui non possiamo usare la gomma magica, utilizzeremo la normale, quindi 20, ok. Shooting stars came crashing down, and we're building back up again now. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. We'll be right back.
a questo punto ci fermiamo qui. Vi lascio alla terza parte di questo video, dove vi mostrerò come ricostruire le parti più, diciamo, più complesse, che non posso utilizzare questo sistema qui con i livelli. Infatti già vedete che già per ricostruire il braccio con il sistema di livello già non è che viene tanto bene. Comunque è già accettabile per una foto già vecchia di per sé. Vi lascio a voi una buona giornata. Vi ricordo di mettere un like sotto questo video, di iscrivervi e di condividere questo video. Mi raccomando, spolliciate e invitate altri a iscrivervi a questo canale. Buona giornata.